c'è la possibilità di prenotare queste stanze per dare vita a dei gruppi di lavoro, esperienze di formazione, per incontrare altri ragazzi che hanno questa passione del cinema, ma soprattutto per conoscere la storia del cinema della città di Napoli. Si riaprono gli spazi al piano terra della Mediateca Santa Sofia. Grazie a fondi comunali, dopo alcuni anni, sono stati recuperati i locali del piano terra, destinati ora a diventare aule di laboratorio di montaggio audio e video. Un'aula sarà dedicata al cinema e curato dall'associazione Taico, vincitrice di un bando del comune. Ed un'altra sarà invece dedicata alla televisione e curato dall'associazione ADAX, vincitrice di un bando del Dipartimento della Gioventù. Ci sarà inoltre uno spazio proiezioni per i bambini del quartiere, messo a disposizione delle giovani produzioni indipendenti che ne faranno richiesta. E dal primo piano poi è sempre attiva la Mediateca Cittadina, che custodisce un ampio patrimonio audiovisivo, oltre alla biblioteca delle tesi di laurea dedicate al cinema, così come un'ampia sala proiezioni dove già si organizzano numerose rassegne dedicate a percorsi cinematografici tematici. Aumentano i luoghi consegnati alla città. Aumenta soprattutto un nuovo modo di intendere la città, che vede protagonisti giovani, cittadini, gli abitanti, i ragazzi. È una conquista quotidiana da una visione in cui tutti possono essere protagonisti della loro città. Quindi non c'è una visione esclusiva, privatistica ed escludente, ma anzi, chi ha voglia può entrare. Questa è una città libertaria e nessuno mai la potrà soffocare, comprimere e arginare da qualunque parte del mondo intenda venire, finanche dal Granducato di Toscana. E utilizziamolo quanto più è possibile questo luogo, senza mettere paletti e aprendo le porte, come qua sotto con questo bellissimo front office, a cominciare dai bambini che saranno protagonisti nella prima sala che abbiamo visto. E questo secondo me è un messaggio molto bello, che è un luogo innanzitutto dei bambini e dei più piccoli.